Per la serie I campioni leggendari della box, questa puntata è dedicata a Sandy Sadler, che secondo alcuni è stato il più grande campione del mondo dei pesi piuma, ecco, il più grande nella sua categoria di peso. Alla popolarità di Sadler hanno sicuramente contribuito quattro sfide con un altro pugile considerato uno straordinario campione, Willie Pep, tra l'altro di origine italiana, anche se il suo nome è stato americanizzato, ma si chiamava in realtà William Papaleo, Willie Pep. Bene, Sandy Sadler lo ha incontrato in ben quattro occasioni, una sconfitta ai punti e tre vittorie per KO. Noi vedremo uno di questi episodi della rivalità straordinaria, ripeto, tra Sandy Sadler e Willie Pep, che viene sempre citato come un esempio delle più straordinarie rivalità in tutta la storia della box. Sandy Sadler, quindi, grande protagonista, grande campione dei pesi piuma. Buon divertimento. Pep difende la sua corona contro Sandy Sadler, dal quale ha strappato il titolo 19 mesi prima. È la terza sfida fra i due grandi combattenti. Prima ripresa del campionato del mondo dei pesi piuma da New York. Willie Pep difende il suo titolo in questa terza sfida con Sandy Sadler di Boston, Massachusetts. Willie Pep in pantaloncini scuri, Sadler pugile di colore in pantaloncini bianchi. Sadler è considerato uno dei più grandi picchiatori della categoria in senso assoluto. 115 vittorie, di cui ben 78 per KO. Finora ha conosciuto soltanto 7 sconfitte sui tanti incontri disputati, ben 124, di cui due finiti pari. Una sfida molto attesa. È una sorta di spareggio. Nel primo incontro tra i due vinse proprio Sandy Sadler a sorpresa, causando la seconda sconfitta in carriera del campione del mondo. Ed è Sadler a prendere comunque il centro del ring in questo avvio. Sono passati 19 mesi dal loro ultimo incontro, quello in cui Pep è riuscito a riportare a casa il titolo mondiale. Cerca di sfruttare l'anticipo Willie Pep, ma deve stare attento ai colpi pesantissimi del suo avversario. Finisce la prima ripresa. Siamo nel terzo round. Veniamo da una ripresa combattuta, ma in cui Pep ha i suoi problemi, con Sadler che è saldo al centro del ring, sul ring di New York. Non dà tregua al suo avversario Sandy Sadler. Prova con il jab il campione. È difficile il compito di Willie Pep, non riesce proprio a prendere l'iniziativa, con Sadler che punta sempre il jab nella sua direzione. Viene sotto Sadler paurosamente, riesce a sfuggire dalle corde Willie Pep, toccato ancora dal jab di Sadler. Ed è un'altra battaglia quella a cui stiamo assistendo, come ci hanno abituato d'altronde già nei due precedenti incontri. Adesso Pep, già segnato in volto, prova a reagire con il sinistro al corpo. Manda a vuoto il suo avversario Willie Pep. Tocca con il gancio sinistro due volte. Ancora prova la combinazione. Si ferma però il destro. E ancora le corde Pep.
tocca al corpo con il sinistro Sadler. E va giù Willy Pep. Crollano le resistenze del campione del mondo che viene contato. Incredibile. Si rialza. Ma è veramente in difficoltà, deve sperare nel gong. Sono paurosi i colpi, soprattutto il gancio sinistro, veramente temibile. Cerca in qualche modo di prendere tempo Willy Pep. È una vera lotta. Ancora con il sinistro Sadler. Prova a tenersi lontano con il jab e poi viene sotto. Quinta ripresa del mondiale dei pesi piuma da New York tra lo sfidante Sandy Sadler, che sta mettendo in difficoltà il campione Willy Pep, ed è sempre Sadler. Ha iniziato l'incontro prendendo l'iniziativa e l'ha mantenuta finora. Non ha concesso praticamente mai spazio al suo avversario. Pochi colpi messi a segno da Pep. Ancora le corde Pep, che prova a portare qualche colpo un po' casuale, però senza convinzione. E qui finisce giù Sadler, ma non c'è il conteggio, non c'è il conteggio. Sadler che vuole riappropriarsi del titolo mondiale che gli è stato strappato proprio da Willy Pep. Questa è una rivincita a tutti gli effetti, anche se è il terzo incontro tra i due. Con il destro Willy Pep. Adesso lavora molto bene con il jab il campione, che sta mettendo in difficoltà lo sfidante. Incontro durissimo sul piano fisico. Non hanno smesso un attimo di muoversi. Sadler costantemente alla ricerca del suo avversario. A due mani Willy Pep. A vuoto Sadler. Adesso sembra avere la meglio Pep. Pep che viene da un terribile incidente aereo che gli è quasi costato la vita. Si parla di un anno fa, eppure è ancora lì sul ring a difendere il suo titolo contro uno degli avversari più temibili in circolazione, uno che conosce già molto bene. Questo incontro serve per dimostrare chi è il più forte. E Sadler ha preso sul serio l'impegno. Finisce la ripresa favorevole a Pep. Siamo al settimo round, sempre sul ring di New York, in palio allo Yankee Stadium di New York il titolo mondiale dei piuma. Situazione per il momento ancora comunque favorevole a Sadler, nonostante un round precedente in cui si è rivisto finalmente il campione. Rimane incollato a Pep lo sfidante, lo tiene costantemente in preallarme. Tocca con il destro in anticipo Pep, un sinistro al corpo al limite. Si muove moltissimo comunque Pep. Ancora ben presente sulle gambe. Lavora bene con il sinistro Sadler.
Sadler che nel primo incontro disputato tra i due ha portato a casa una vittoria in sole 4 riprese per KO. Sempre a New York, questo è il terzo match che si disputa nella metropoli americana, nella città della box. Adesso fa più fatica a inquadrare il bersaglio Sadler. Dunque, segnato al volto, ferita per Willie Pep che lavora con il jab, con il sinistro due volte in allungo. Sandy Sadler in difficoltà, Pep finisce qua la ripresa per Sadler che vincerà per un problema, un infortunio a Pep, una lussazione alla clavicola. È il primo novembre del 1950 sul ring di St. Louis. Il campione del mondo dei pesi piuma, Sandy Sadler, affronta Charlie Riley. Sadler, nato nel 1926, campione del mondo dei pesi piuma, tre sfide alle spalle con Willie Pep, una vittoria, una sconfitta e ancora un successo. Notevole la differenza d'altezza tra i due pugili. Sandy Sadler è il più alto, pantaloncini bianchi. Riley combatte davanti al suo pubblico, è infatti di St. Louis, nel Missouri. Si sbilancia Sadler. Well, you can detect the crowd enjoys the hometown boy making the most of the first round. Sadler, who chilled Willie Pep to win the featherweight championship this year, is fighting a boy who in turn was chilled by Willie Pep, who knocked out Charlie Riley in five rounds. Charles Riley aveva combattuto anche contro Willie Pep perdendo per KO alla quinta ripresa. Stenta Sadler a tenere a bada l'avversario, lo colpisce comunque con un buon gancio sinistro. Un saggio di abilità difensiva da parte di Sadler. Well, crowd here at the St. Louis Arena where this 10 rounder is taking place certainly are thrilled with what's going on. Destro e sinistro di Riley. And this crowd has given a tremendous ovation to Charlie Riley. Round number two coming up. È la seconda ripresa. Ricordo che non c'è titolo in palio, il match sui 10 round. Well, that explains itself. Referee Harry Kessler is having difficulty breaking the boys. They want to mix it up. Destro sinistro di Riley. Riley's got the champion in trouble. Malgrado
La differenza in altezza, Riley tenta di entrare nella guardia di Sadler, in qualche caso ci riesce, tiene il campione sotto pressione. There you get a wonderful picture of Sadler with his greater reach and height, leaning on his smaller opponent, trying to smother all of his blows. Charlie Riley squat, slugging away. Il destro di Riley. Al suo da fare Sadler, tenere a bada l'avversario. Ancora il destro di Riley. Sadler has weathered the storm. Sinistro e destro di Sadler. Ancora il sinistro di Sadler. Poi Riley con il destro. Both of those blows, the left from Sadler, the right from Charlie Riley, were sensational blows. Both landed flush on the chin. That is, if the camera didn't reveal it clearly to you. Il destro di Riley. Deve fare appello a tutta la sua abilità, Sandy Sadler. Nella sintesi si passa alla sesta ripresa. The whistle sounded as a warning for the sixth round, and there we go. Round six at the St. Louis Arena. Il ring è quello della St. Louis Arena. Featherweight champion of the world in those white trunks, the taller of the two boys. Charlie Riley in the black. Sandy Sadler, nettamente più alto dei due. Montante sinistro di Sadler, poi il destro di Riley. Two minutes to go in round six. Right up to this point, the fight is mighty even, despite the fact that you might lean to a champion. And now, Sandy Sadler has drawn a destro sinistro di Riley. Charlie Riley's nostril. Tiene Sadler sulle corde. Perde per un attimo l'equilibrio. Piega le ginocchia, Riley. Couldn't detect whether that was a slip to one knee or not, but it seemed to be. Anni all'epoca di questo incontro, Sandy Sadler, nato a Boston 25 giugno 1926. Bel destro di Riley che però poi va a vuoto con il sinistro. Less than a minute to go in round number six. Ancora con il destro Riley. Non riesce a liberarsi del suo avversario, Sadler. Lo contra però col gancio sinistro, senza riuscire a fermarlo. And there's the bell for the end of round number six.
Conclusione della sesta ripresa, si passa alla settima. Match previsto sui 10 round. Avanti col destro, poi col sinistro, Riley. Cerca di rimanere a distanza, Sadler. He's a busy workman now. He has Riley's nose bleeding again. Sandy Sadler nodding to his corner on instructions from Charlie Johnston. In close, smothering those blows by Charlie Riley. Col jab sinistro, Sadler. Poi il destro. Però si fa sempre sotto, Riley, con grande coraggio. Less than a minute ago of the gancio sinistro di Sadler. Ancora col sinistro, Sadler. Poi il destro di Sadler. Sadler's been boxing beautifully this round. It's his best advantage. Ancora il sinistro di Sadler, che ora sembra aver preso un po' le misure al suo avversario. Fuori misura con il destro, Riley. And this has been a world beater as far as action is concerned for the crowd out here in St. Louis. Round number 9. Si passa alla nona ripresa. Riley at the St. Louis Arena. Sempre in avanti, Charles Riley. Il sinistro di Sadler. Sadler è considerato da molti il miglior peso piuma nella storia del pugilato. Il confronto ideale, a mio parere, sarebbe stato tra Sandy Sadler e Salvador Sanchez, pugili di epoche diverse. Eccessiva probabilmente la differenza in altezza tra i due pugili per avere un match lineare. Well, there's less than a minute to go of round number 9.
Sadler's fighting the same tactical fight ever since he began. Fatica a liberarsi dell'avversario Sadler. Fatica anche l'arbitro a dividere i due pugili. Tocca col montante destro Sadler, poi il sinistro. You notice when Sadler coasts toward the end of any round, Jolly Riley forces the fighting and gets a few good belts in. Round number 9 almost at an end. Riley bleeding again. Sinistro e destro di Riley alla fine della nona ripresa. Well, just looking things over with Sandy Sadler, who has his back to you now, and Jolly Riley, his adversary, ready to meet him for the final round coming up. A look back. Jolly Riley began by fighting a furious onslaught in the first two rounds and making all the folks here in a goodly sized crowd they are at the St. Louis Arena rise to their feet and cheer. From that point on, as the fight began to slow up, Sandy Sadler took things over and, well, you've seen the type of fight he's put up. Decima ed ultima ripresa. Here it is, 10th and final round. In the white trunks, Sandy Sadler, featherweight champion of the world. In the black trunks with the white stripe, Jolly Riley, ranking contender from St. Louis. Fatica sempre Sadler a liberarsi di questo avversario che lo pressa continuamente. Un sinistro di Riley fa retrocedere Sadler. Riley, who is bleeding but not too profusely from that. Sadler non trova spazio per i suoi colpi. Still keeps boring in. The camera doesn't reveal it as much as we can see it. But the referee is blood spattered. And so are the trunks of Sandy Sadler. Avversario più difficile del previsto, questo Charles Riley per Sandy Sadler. Land that right flush on the button to take the decision in this fight. And I use the word decision with quotes. Minute and a half to go of the 10th and final round here at the St. Louis Arena in St. Louis. Riesce a girare bene l'avversario Sadler. Riley a bit now and has done serious damage to that nose. Poi everything's being used. Poi elbows, heads, noses. Costretto di nuovo sulle corde, riguadagna il centro del ring, ancora le corde, lo pressa continuamente Riley. Poi sinistro e destro e poi ancora il sinistro di Sadler. Poi this crowd is pro Jolly Riley and heavily so, hometown. Sostenuto dal pubblico, Charles Riley, che è di St. Louis. Well, Riley's taken everything that Sadler's thrown his way, including his Sunday punch. Now Riley's left right eye is closing, and he's bleeding a bit. L'occhio sinistro quasi chiuso, Riley. About 15 seconds ago, the 10th round. Ultime battute. Well, there it is, the fight's over. Ed è l'ultimo colpo di gong, si abbracciano i due pugili. Si congratula con il suo avversario Sandy Sadler. So we'll wait for the decision. The winner on a split decision. Split decision, quindi verdetto non unanime. Vince dunque Sandy Sadler, ma molti applausi per il suo avversario.
Siamo sul ring del Polo Ground di New York, è il 26 settembre 1951 ed è la quarta sfida tra Sandy Sadler e Willie Pep, uno dei più classici confronti nella storia dei pesi piuma. Sandy Sadler in pantaloncini bianchi, Willie Pep in pantaloncini neri. 4 anni di differenza tra i due pugili, nato nel 1922 Willie Pep, nel 1926 Sandy Sadler. Una vittoria per KO alla quarta ripresa di Sadler nel primo match, una vittoria ai punti in 15 round per Willie Pep nella seconda sfida del 1949, un'altra vittoria per KO per Sandy Sadler nel terzo match nel 1950. Vero nome di Willie Pep, William Papaleo. In carriera ha disputato 14 combattimenti per il titolo mondiale. The crowd is yelling about the thumbing. Non è facile trovare due pesi piuma in grado di riempire il Polo Ground. A quei tempi uno dei più famosi stadi del baseball americano. Secondo round. Willie Pep, pantaloncini neri, contro Sandy Sadler, pantaloncini bianchi. Sadler still stalking his man. Cerca di contrare con il destro Pep. L'arbitro è Ray Miller. Referee is warning Sadler for holding and hitting. Buon uso del sinistro da parte di Sadler. Montante destro e gancio sinistro di Pep. Ancora Pep. Si ferisce all'arcata sopraccigliare destra Willie Pep. Buona azione di Pep. A due mani. Ancora un sinistro al corpo di Pep. Beautifully till cornered here. E finisce il tappeto Pep, colpito al corpo, si inginocchia, attende il conteggio dell'arbitro. Cerca di sfruttare il momento favorevole Sadler. Nella sintesi passiamo alla quinta ripresa. Un knockdown a favore di Sandy Sadler nel secondo round. Saggio di abilità difensiva di Sadler, che riesce a evitare la maggior parte dei colpi di Pep.
comunque destro e sinistro di Pep, poi reagisce col sinistro Sadler. Fatica l'arbitro a intervenire, a dividere i due pugili alla fine della sesta, della quinta ripresa. Questa è la settima. Ricordo che il ring è quello del Polo Ground di New York, l'arbitro è Ray Miller. Richiamo volante dell'arbitro per Willie Pep. Perso per un attimo l'equilibrio, Willie Pep. There goes Sadler almost when Pep hooks that leg around his right. There goes the referee. Qui è l'arbitro che finisce a terra. Fatica Ray Miller a dividere i due pugili. It's a putty knife to separate those two. Now a little lecture for Willie Pep. E un richiamo a Willie Pep. Pep to trip his man. È Sadler che tiene il centro del ring. Conclusione del settimo round, passiamo al nono. Col sinistro Sadler. More body blows, weaken Pep. Look at those open gloves and thumbs flying. Cerca di trovare la strada per il destro Pep. Lo contra col sinistro Sadler. That seems weaker in the clinches as a result of that barrage of body blows by Sadler. Sinistro al corpo di Sadler. Non inizia la decima ripresa perché l'angolo di Willie Pep ferma il suo pugile. Unable to continue, dice l'annunciatore. Quindi vince per ritiro dell'avversario, per abbandono dell'avversario alla nona ripresa, Sandy Sadler. Si chiude la carriera di Will. Siamo nel 1954, il 15 gennaio, sul ring di New York. Sandy Sadler, che ha trascorso quasi due anni. Sandy Sadler is 5'8.5". Lontano dal ring per il servizio militare, torna all'attività affrontando Bill Bossio. Libre e mezzo per Sandy Sadler, 4 libre al di sopra, quindi circa un chilo e mezzo al di sopra del limite dei pesi piuma. Match senza titolo in palio. Inattivo dal 17 marzo del 1952, ripeto, siamo al 15 gennaio del 1954. 22 mesi di inattività.
Nella sintesi passiamo alla terza ripresa. Sandy Sadler è il più alto, i pantaloncini bianchi. Sandy's one of the hardest hitters of all fighters, no matter what the weight. That left hand sends Bosio reeling. There goes another. Sinistro, destro, sinistro. Da parte di Sadler. Bosio hangs on. The champion goes back to action again. That left hand is doing a lot of damage. Now Bosio sails back in again. Sinistro di Sadler. Poi il destro. E il sinistro, e guardate Bosio che crolla al tappeto. Le gambe non lo reggono, mi pare. L'arbitro comunque fa proseguire. Si scatena Sadler col sinistro due volte. In qualche modo cerca di aggrapparsi Bill Bosio e si conclude in qualche modo la terza ripresa. Now by round five, Sadler has taken command. Siamo al quinto round. Bosio fighting gamely. He was a member of the United States Olympic boxing team 6 years ago. Bosio moves in. He has a good right hand punch. Bosio aveva fatto parte della rappresentativa americana alle Olimpiadi del 1948 a Londra. And there's nothing the matter with his boxing either. That left hand of his is a beaut. Bosio plugs away. Inevitabilmente sempre più alto dei suoi avversari, Sandy Sadler. He's been slowed down now by those terrific lefts and rights of the head. Una buona combinazione di Bosio. E alla nona ripresa troviamo Bosio ancora gagliardamente in piedi dopo il terribile knockdown subito nella terza ripresa. Sinistro e destro da parte di Sadler, di nuovo al tappeto Bosio. But he must take that obligatory 8 count. C'è il conteggio. The end's in sight now. Sadler. Sinistro e destro di Sadler. Stenta a rimanere in piedi Bosio. And in the corner Bosio's is almost helpless. Referee takes a look at it. E finalmente l'arbitro si decide a fermare il match. KO tecnico alla nona ripresa per il ritorno sul ring dopo 22 mesi di Sandy Sadler. Finalmente nel 1955, il 25 febbraio, sempre sul ring del Madison Square Garden di New York, Sandy Sadler torna a difendere il titolo mondiale dei pesi piuma. L'ultima difesa del titolo era stata quella contro Willie Pep nel 1951. L'avversario è Teddy Davis. Both boys are ring veterans. Davis weighs exactly 126, Sadler 124 and a half. 700 grammi sotto il limite dei pesi piuma Sandy Sadler per questo match. L'avversario invece è al limite, 126 libbre. Sadler in pantaloncini bianchi, come sempre il più alto dei due. Anche se in questa occasione la differenza in centimetri non è clamorosa come in altri incontri. Sadler is a converted southpaw. Looks a little annoyed as those left jabs pop his head back. He's holding and hitting.
Referee is cautioning him for holding with one glove behind Red Top's head. In carriera Sandy Sadler ha sostenuto ben 162 incontri. Battuto una sola volta prima del limite nel secondo match da professionista, quando aveva 18 anni. Primo round, l'arbitro è Henry Kessler. E ripeto, il ring è quello del Madison Square Garden di New York. He's got one of the highest knockout percentages in professional boxing, 98 knockouts in 153 fights. But he's got a rough game little customer on his hands. Red Top Davis, by the way, has three. Impressionante la percentuale di vittorie prima del limite di Sandy Sadler. Al momento di questo incontro 94 successi prima del limite su 153 incontri. Again Sadler is warned for grabbing his opponent by the throat. He pays little attention to referees. Un buon sinistro di Davis. Ancora col gancio sinistro Davis. Excellent shots here of how Sandy operates with his elbows as well. Tocca ancora col sinistro Davis. With the inside and the laces glancing across his opponent's eyes. He knows every trick in the trade. He's fought all over the world. Destro poi sinistro di Sadler. He has Red Top pinned in his corner. That's the end of the round. Now the challenger is out of his corner and we're at the halfway mark in this 15-round battle. It's in Madison Square Garden. It's for the featherweight championship of the world. Sandy Sadler in the white trunks, Red Top Davis in the black. Davis has continued to wade right into the taller champion, but Sadler has very definitely landed the harder punches. Notice that Sadler has the better of the infighting and those long arms of his make him very difficult to fight. Col jab sinistro Sandy Sadler. Poi un destro probabilmente basso. He definitely is in control now. Gets the better of the infighting. Meanwhile, referee Harry cerca di alleggerire la pressione col jab sinistro Davis. Fairly, but has not penalized him. Merely remonstrated. Sadler fell into a left hook then that caught him in the tummy. Tenta il montante destro Sadler. Poi col jab sinistro. Note that Sadler makes very little effort to stand off with clean jabs. He likes to get in, swarm all over his man, and rough him up in close. That's a typical Sadler trick of twisting his man off balance. The referee now is speaking to both about it. Non riesce comunque ad imporre completamente la sua legge Sandy Sadler. L'undicesima ripresa ritroviamo ancora Teddy Davis. As far from a beaten boxer, he's still ready, willing and able to trade punches with the champion, but he's taken a lot of punishment.
Buon uso del sinistro da parte del campione, Sandy Sadler. Sadler is much more confident now, very cocky. Sempre col sinistro in avanti, Sadler. Very good photography. Brings out the theme of the fight, that long left. He has arms as long as broomstick handles. Per trovare un pugile così alto rispetto alla sua categoria di peso bisogna probabilmente tornare ad Al Panama Brown, campione del mondo dei pesi gallo, altissimo anche lui per la sua categoria. Sinistro al corpo di Sadler, poi il destro. Destro poi sinistro di Sadler, ancora combinazione sinistro-destro. Si attenuano le difese di Teddy Davis. Conclusione dell'undicesima ripresa. Questo è il quindicesimo ed ultimo round di un match nel quale Sandy Sadler difende per il suo titolo dei pesi piuma per la prima volta in 3 anni, dopo un'assenza dal ring di 22 mesi. Sandy Sadler has clearly been the harder puncher and the more effective boxer. Only chance for the outgunned Red Top is for a knockout. But it's pretty obvious that Sadler isn't going to give him that opportunity. Unica chance di Teddy Davis a questo punto del match, un successo per KO piuttosto improbabile. Alternates his leads, head to body, an occasional whistling right. Meantime, Red Top there, picking his man off with clean jabs. That's his best scoring weapon. Non trova la misura con il destro Sadler. Uno dei molti interventi dell'arbitro Henry Kessler. Davis is kept off balance. Davis is the superior boxer but doesn't have a chance to show it when he's kept off balance by the pressing champion. Excellent ringside view brings you right down under the ropes. Quasi seduto sulle corde Teddy Davis, che comunque è ormai in vista del traguardo. Coming into the home stretch now, the champion looks unmarked. Unica possibilità per lui quella di perdere soltanto ai punti. Cerca di legare, di guadagnare tempo Davis, arriva l'ultimo colpo di gong, vince ai punti in 15 riprese Sandy Sadler, sarà la penultima difesa del titolo, un anno dopo si ritirerà imbattuto dal ring.